Rieccoci alla ripresa del quarto. Il mio amico Max stava commentando le statistiche veramente un po' stitiche, Max? Sì, direi molto stitiche da entrambe le parti. Si è tirato con un 22% totale, che la dice, insomma, che parla un pochettino anche sul punteggio totale. Questo è una base del primo quarto con praticamente uno 0 su 0 da parte di Benzoni, che penso che non si ricordi qua a San Giorgio in un primo quarto. Mentre la partita è ricominciata, col numero 12 Savelli, appoggio Cristelli, tassone, Benevelli, scarico su Cristelli che temporeggia, ancora Benevelli molto attivo in questo ingresso, Cristelli spalle a canestro, lotta con Priuli, Cristelli, buona difesa di Priuli, Benzoni riconquista la palla, Tomasini, Benzoni, un Benzoni sorprendentemente con a zero punti in questo primo quarto. Adesso lo attendiamo alla ripresa, siamo sicuri che il Benzo darà una risposta di carattere. Ecco, niente, perde palla, buon assist. Devo dire, Max, che sinceramente fino a questo momento Benzoni è stato ben contenuto dai difensori delle due. Sì, lo rivelavamo prima, c'è Buscaino che praticamente è francobolato al capitano blu-arancio, non gli dà respiro e sta tenendo a contatto anche Pavia. Probabilmente sanno che abbiamo da lui il nostro cannone determinante, che può essere sempre letale, e stanno facendo gara proprio su di lui, cercando di contenerci con questa tattica di gioco. Intanto canestro in penetrazione del 12 Savelli, che indisturbato ha potuto raggiungere il canestro e appoggiare per due punti comodi. Riparte Tomasini, 8 minuti 56 sul tabellone, Sangio 9, Edimes 9, Nuglic dall'arco, canestro! Il giovanissimo Nuglic, tre punti, primi tre punti in divisione nazionale B di Simone Nuglic, prodotto del vivaio dell'Accademia Basket Alto Milanese, classe 98, bravo Simone, ringhioso in marcatura su Benevelli, un cliente difficile, Tomasini, difesa su Fossati. Ok, palla rimessa alle Dimes, situazione confusa della partita, buona difesa della Sangiorgese, rimette la palla Tassone, numero 9 Tassone, ex Torino, per Re Dimes Pavia. Cristelli, duello con Priuli, da lontanissimo, conquista la palla Peroni, la Sangio c'è, andiamo, Nuglic. Con personalità e senza paura Nuglic gioca la palla, Peroni lavora la palla sull'arco, scarico per Tomasini, dentro per Benzoni, appoggio, niente, gli dice di no anche questa volta. Oh, bel canestro dell'Edimes Pavia, Savelli combinazione con Cristelli, 12 Sangio, 11 Edimes, 7 minuti 52 sul tabellone, Benzoni lavora la palla, aspetta Priuli. Fallo di Cristelli su Priuli, che conquista due punti dalla lunetta, due tiri dalla lunetta. Ottima fino a qui la gara di Priuli. Assolutamente sì, sempre molta sostanza, con grandissima tenacia, lotta su tutte le palle, con tutti i lunghi di Pavia, ottiene anche falli importanti che ci potranno permettere probabilmente di allungare questa partita. Nota positiva la sfrontatezza di Nuclic, che con assoluta irriverenza mette tre punti fondamentali per la partita. Sì, devo dire che Simo, lo conosciamo, è un giocatore che emotivamente è di ghiaccio, non si fa intimorire dall'ambiente. Mentre è rientrato il nostro play titolare Giulio Zennaro, classe 95, a due punti dalla lunetta per Priuli, 14 Sangio, 11 Edimes, rimette dal fondo Buscaino, rientrato, ridà sostanza all'Edimes con Buscaino, Tassone, Savelli, lavora la palla, cerca il pick and roll con Cristelli, ancora penetrazione, buona combinazione con Cristelli e ci punisce un'altra volta Cristelli. Palla persa dalla Sangio, malamente persa, Zennaro troppo passivo sulla rimessa di Scurati, palla riconquistata, no, palla della Sangio, scusate. Zennaro prende la palla, rilavora ancora il nostro play, un pochettino incerto in questa prima parte di gara. Michele Peroni,
Controtempo di Michele Peroni sulla buona difesa di Benevelli. Riparte Savelli. Michele Peroni, ottima difesa. A 7 minuti e 5 secondi sul tabellone, San Giorgese 14, Edimes 13. Rimette Savelli, Benevelli, Tassone, Benevelli. Combinazione ancora con Cristelli, si cercano molto Benevelli e Cristelli, devo dire, eh? E molto proficuamente. Rimessa da lato ancora per l'Edimes Pavia, mentre coach Gandini cerca di dare le direttive ai suoi per riuscire a prendere in mano la partita. Zennaro, marcatura su Savelli, penetrazione di Savelli che porta ancora fino in fondo Zennaro, come prima Peroni. Errore marchiano dei nostri giovani, errore di esperienza. I difensori dell'Edimes Pavia circondano Zennaro, lo obbligano all'errore e impediscono la rimessa di Scurati. Assolutamente sì, dici bene, bisogna avere più attenzione, più precisione esecutiva. Coach Gandini chiama prontamente time out per portare lucidità nelle teste di Blu Arancio e ricordare loro in che modo giocare. Sicuramente paghiamo lo scotto dell'esperienza, ricordo il nostro un roster giovanissimo e quest'ultimo errore negli occhi di Scurati si vedeva proprio lo smarrimento nel non saper dove rimettere la palla in gioco. Non importa, andiamo avanti, 6.45 sul tabellone, San Giorgese 14, Edimes 15, time out chiamato dal nostro coach Gandini che cerca di schiarire le idee dei nostri giocatori. 6.45 sul tabellone. Un punto di vantaggio per l'Edimes Pavia. Le squadre rientrano in campo. Assangio ancora il quintetto con Zennaro, Giacomelli, Peroni, Benzoni e Scurati. Mentre l'Edimes risponde con Benevelli, Tassone, rientrato in campo Bozzetto, il 12 Savelli e Cristelli col 20. Penetrazione di Tassone, che fortunatamente per noi perde la palla, rimessa dal fondo per l'Assangio. Queste ultime azioni, Max, una difesa un po' allegra, no? Sì, non abbiamo la giusta tensione agonistica nella fase difensiva, concediamo soprattutto la linea di fondo agli avversari che fortunatamente non ci hanno punito, ma bisogna assolutamente ricorrere ai rimedi. Altra ingenuità di Scurati, che deve mantenere la calma. Calma Stefano. Deve mantenere la calma, fa un fallo assolutamente inutile nella metà campo dell'Edimes. Riparte Bozzetto, palla Cristelli, ancora Bozzetto che lavora la palla in post basso contro Scurati, buon movimento, errore, Scurati, buon rimbalzo, dai Stefano, fiducia. Benzoni in attacco, l'Assangio, lavora palla Benzoni dentro per Scurati e su Michele Peroni, arresto e tiro di Michele Peroni e canestro, bravo Michele, cose semplici per i nostri ragazzi. Riparte Savelli, una buona gara per lui fino adesso. Tassone, un lottatore, parte, lo perde Giacomelli ma poi riconquista la palla Olivier Giacomelli. Scurati emozionato, Scurati temendo l'arrivo del difensore si esprime in un tiro scordinatissimo. Cristelli lavora a palla, Cristelli, Benevelli, palla per Bozzetto, Benevelli ancora, buona difesa di Michele Peroni, bravo Michele, buona la sua gara fino adesso, buono in difesa, buono davanti. Intanto cambio, esce Daniele Benzoni, entra Alessandro Priuli, sta ruotando Gandini i giocatori. Savelli, rimbalzo di Giacomelli, fallo di Savelli che molto sportivamente alza subito la mano e chiama il fallo. Riparte la San Giorgese dal fondo, ancora i suoi giovani non hanno ancora aperto completamente le ali in questa partita, era comprensibile, ce l'aspettavamo. Peroni,
porta la palla in avanti Peroni in aiuto di Zennaro, chiama lo schema Peroni, Priuli, mentre si leva alto il grido sangio del pubblico. Giacomelli lavora la palla, Zennaro, buona la difesa di Mess, Zennaro cerca un pertugio, parte in penetrazione Zennaro, buona la sua palla, Scuratti si fa sfuggire, rimbalzo Scuratti, rimessa dal fondo per la Sangio. Max, devo dire, errori che sicuramente correggibili quelli della Sangio. Sì, sono assolutamente correggibili, con sicuramente la testa che sta giocando un brutto scherzo ai nostri ragazzi. Bisogna cercare di essere meno precipitosi, giocare in maniera molto più semplice, applicare le giocate che coach Gandini fa vedere in settimana. C'è tempo per farlo, bisogna sfruttare tutti i secondi a nostra disposizione, senza aver fretta di tirare. A 4.39 sul tabellone, 16 Sangio, 15 di Messa, Priulone, penetrazione, Scuratti, rimbalzo, ma perde la palla che gli rimbalza sugli stinchi e va oltre la linea di fondo. Edimes Pavia riparte col numero 12 Savelli, rimessa dal fondo di Bozzetto Davide, parte Savelli, buona la sua gara fino ad ora. Cristelli, palla dentro per grande difesa di Olivier Giacomelli, stoppata su Benevelli, riparte Zennaro, la Sangio c'è, Scuratti, Giacomelli, corto, dai Olivier, stiamo sul pezzo, concentrati. Mentre Lady Mess rimette Buscaino, esce il 16 Bozzetto. Partita equilibrata fino ad ora, 16 Sangio, 15 di Messa a 4 minuti e 11 secondi. Giacomelli, Zennaro trattenuto da Savelli, Zennaro, penetrazione, scarico su Peroni, Giacomelli, penetrazione di Giacomelli, niente da fare. Fallo fischiato a Priuli. Primo fallo per il nostro totem. Riparte Lady Mess dal fondo. Difende Ice Zennaro su Savelli. Forza Sangio, Scuratti su Cristelli. Peroni, Cristelli, mentre è rientrato degrada per Pavia. Buscaino, Priuli, ottima difesa. Riparte Ice Zennaro. Porta la palla oltre la metà campo, scambio con Priuli, Peroni, ancora Zennaro, molto compassata la sua azione. Fallo della difesa delle Dimes, rientra il nostro Benzoni, esce Titano Scuratti, mentre le Dimes rimette in campo Fossati con numero 4, sostituisce Benevelli. Coach Gandini rimette in campo Benzoni, rimessa dal lato di un ottimo Michele Peroni, fatica Zennaro a uscire, Priuli, Peroni, penetrazione, palla persa nella penetrazione su difesa di Cristelli, rimessa dal fondo per la Sangio. Coach Gandini ha qualcosa da dire all'arbitro, ma ci sembra una decisione assolutamente corretta quella dell'arbitro. Peroni, Benzoni, scarico su Zennaro, tiro dall'arco, è da tre e Zennaro si scuote e mette la tripla. Sangio 19, Edimes 15, 3 minuti e 12 sul tabellone. Fossati, Savelli, lavora bene degrada, riceve la palla, buona la difesa di Giacomelli, Peroni porta sulla palla, Giacomelli, Olivier dall'arco, è corta. Forza Olivier, non abbatterti. Però onestamente era al limite della compagnata. Degrada, palla dentro per Cristelli, tiro di Cristelli ed è canestro. La classe di Cristelli non manca. Ottimo canestro di Cristelli. Riparte Peroni, Sangio 19, Dimes 17, Priuli, Daniele Benzoni, ancora secco in questa partita. Ecco Benzoni, niente, glielo sputa ancora il ferro. Rimbalzo di Fossati che riparte, degrada, attacca Giacomelli, fallo ingenuo di Giacomelli che difende con le mani e non con le gambe.
coach Gandini è costretto a richiamarlo in panca perché si è caricato di due falli. Entra Simone Ringhio Nuglic, classe 98, buono il suo esordio fino ad ora. Marco Gandini catechizza a dovere Olivier Giacomelli. Bravo Marco, il nostro coach non manca però di incoraggiarlo. Degrada, squadra di maggiore esperienza quella delle Dimes, che non ha fretta. Fossati con dei giochi semplici mette palla ancora persa per la San Giorgese, palla ancora persa per la San Giorgese. Zennaro in evidente difficoltà. Ripartiamo, 1 minuto e 54, 19 Sangio, 19 Dimes. Priuli, duello, 3 secondi fischiati a Priuli che non è d'accordo. Rimessa dal fondo per le Dimes, Cristelli. Andiamo ragazzi, non abbiamo tempo di brontolare con gli arbitri. Forza, forza Daniele. Cristelli, Savelli, riparte Savelli. Palla lavorata dal numero 12 delle Dimes. Fossati. Buona palla intercettata da Simone. Grande, grande Simo, grande difesa. Grande difesa di Simone Nuglic. Grande difesa. Grande Simone Nuglic, grande determinazione, ciò che dovrebbero mettere anche altri giocatori in questa partita per cambiare un pochettino le sorti del match, che in questo momento è assolutamente alla pari. Intanto un gran canestro dell'Edimes, combinazione tra Buscaino e Fossati, l'Edimes va a canestro, 21 Edimes, 19 Sangio, gioca a sprazzi la Sangio, questo non è sufficiente, non è sufficiente. Nuglic dall'arco cerca lo scarico, Benzoni finta di ritorno di palla, Nuglic perde la palla, Benzoni, palla conquistata da Buscaino. Un Benzoni stranamente abulico, Max, quest'oggi. Sì, si sa il filo del discorso. Quando non riesce, le cose non vanno come lui crede che debbano andare, si nervosisce, questo va a discapito un pochettino della sua concentrazione. Il capitano è assolutamente fondamentale, di maniera col piedi per terra e concentrato, perché sarà determinante nell'arco di tutta la gara. Quindi massima concentrazione. Intanto grande difesa di Simone Nuglic, stoppata sull'attaccante di Dimes, Benzoni, Peroni ancora per Benzoni, fallo di Buscaino su Benzoni. Bisogna dire che questo Buscaino sta facendo una guardia feroce su Benzoni. Forza Benzo, time out chiamato, se non sbaglio, ancora dalla nostra panchina, Max. Sì, vuole rivedere probabilmente qualcosa su qualche giocata offensiva da parte nostra, perché facciamo veramente fatica a trovare il ferro. Benzoni, che un pochettino il centro nevralgico del nostro gioco, è assolutamente francobollato da Buscaino, che sta facendo una partita egregia. Dobbiamo trovare anche però velocità da parte di Giulio Zennaro, che fino adesso sta un pochettino stentando, ed è probabilmente lui che sarà la spina nel fianco per essere determinante in questa gara. Quindi tanta corsa, giocate veloci e trovare soluzioni su tutto l'arco del perimetro. Allora, intanto a 37 secondi dalla fine, Edimes 21, San Giorgese 19. Partita d'esordio, contratte tutte e due le squadre, un Edimes sicuramente più esperta, più tranquilla, la San Giorgese che gioca più a sprazzi. Vediamo, siamo molto giovani, dobbiamo aver pazienza. Tanto le squadre ritornano in campo, l'Edimes ancora con Fossati, Degrada, Cristelli, Buscaino e Savelli. La Sangio risponde con Peroni, Benzoni, Tomasini, rientra in campo a Priuli e Nuglic. Bella sorpresa quella di Simone Nuglic. Priuli ingaggia un duello, niente da fare. Non troviamo il canestro. Fossati, riparte l'Edimes. 26 secondi alla fine. Savelli lavora la palla con pazienza, Savelli cerca uno scarico, palla a Cristelli, fortunatamente Cristelli non trova il canestro. 13 secondi, un possesso per la Sangio, rimette dal fondo Daniele Benzoni, 13 secondi alla fine del primo tempo,
fatica la Sangio a trovare la ripartenza. Peroni, Michele Peroni, 5 secondi, Benzoni, Daniele Benzoni, un tiro forzato, niente da fare, e finisce qui il primo tempo. Sangiordiese 19, Edimes 21. Andiamo alla pausa lunga, ci rivediamo per il secondo tempo.